Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Rozza e bentornati sul canale. Oggi ragazzi, nuovo video, vlog, comunque, dove vi parlo di uno dei vari progetti che intendo portare appunto nel 2024 sul canale. Ovviamente ragazzi, prima di partire per tutto questo commento, vi invito a iscrivervi sul canale se non siete iscritti, perché tanti di voi guardano i video senza essere iscritti. E poi ragazzi, mi potete anche seguire sui miei social come Instagram per vedere quello che pubblico, e eventualmente se andare sul gruppo Telegram, che è sempre lì, di solito vi mando news appunto sui video. Ora ragazzi, sigla e poi ci rivediamo con questo vlog. Ormai ragazzi, siamo nel mese di dicembre, quindi si sta per chiudere l'anno 2023, stiamo per entrare nel 2024, chiaramente. Come avete visto sul canale, sono stati certo un po' di novità, l'introduzione appunto di nuove elementi video, come appunto le serie TV, libri, DVD, Blu-ray, eccetera, eccetera. E ovviamente adesso aumenteremo anche il concept con nuove introduzioni. Un video ovviamente che volevo proseguire a portare ragazzi era quella di portarvi quello che poteva essere i video sui musei, anche perché mi capiterà spesso di andarli a vedere. Ovviamente intendo magari filmare per portare un po' quelli che sono i pezzi, anche perché, come sapete, la tematica principale del canale è proprio quella del collezionismo. Quindi, come ben si sa, se mi seguite anche da tempo, sapete la mia passione ovviamente anche per il museo. Però ovviamente non avevo mai pensato di girare dei video appunto in museo, per cercare appunto di vedere quelle che sono le collezioni, farmi delle idee anche su come viene conservato, vengono conservati i pezzi, eccetera eccetera. Ovviamente poi tipo avevo fatto un esperimento, per cui il primo che vedrete sicuramente sarà un museo italiano particolare, è un video un po' vecchio che avevo registrato spezzoni. Ho deciso ovviamente di montarli, poi lo vedrete chiaramente nel 2024. Dovrò fare lavoro di voice over, anche perché era abbastanza affollato, quindi tra virgolette non mi va nemmeno di commentare troppo, per non disturbare anche chi sta appunto lavorando, oppure chi comunque sta visitando in pace. Si dovrebbe sentire la mia voce che gli parla e commenta le cose. Quindi da questo punto di vista spero ovviamente che mi sia un voice over per commentare appunto quello che c'è, quello che viene inquadrato in maniera tranquilla e serena. Quindi questo è il fattore, anche perché ragazzi avete già visto parecchi dei miei video, i vlog in camminata, dove ci sono comunque i commenti, anche se voice over è ovviamente un'idea che mi è venuta successivamente per non sprecare il contenuto. Chiaramente cercherò sempre di visitare un po' musei vari, chiaramente storia naturale, ma anche d'arte, o comunque delle varie città che vado a visitare quanto più possibile, per portarvi dei contenuti sempre aggiornati che possano anche piacere a molti, dove magari uno è più fan delle opere d'arte, magari uno è più fan di storia naturale, eccetera eccetera. A me serve ovviamente tanto per cultura e per secondo ovviamente per prendere ispirazione su quello che è il mega progetto Omni Museo, che ovviamente prosegue. Poi un giorno magari ve lo spiegherò anche nel dettaglio, perché penso sia giusto anche condividere con voi. È un progetto molto molto ambizioso e soprattutto lungo, quindi ci sarà parecchio da fare. Questo ovviamente ragazzi è un vlog di introduzione, e ovviamente spero che l'idea vi piaccia. Anzi, vi invito di scrivermi sotto nei commenti quello che pensate possa essere utile andare a vedere, magari suggerimenti. Tra l'altro ragazzi, off topic, a Milano io ho già visto quasi praticamente tutto, ovviamente li rivedrò anche per
cercare di girare questi video doc che permettano di vedere come poi sono cambiate le cose, dato che comunque ci sono tanti aspetti. Per cui, ragazzi, diciamo che per questo video è veramente tutto. Spero ovviamente che l'idea vi piaccia, fatemi ovviamente sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!